In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. Giuseppe, io voglio andare là fuori e dire che il bushcraft non esiste. Devo farlo, la gente ha il diritto di sapere. È una pessima idea, non capisci che potresti risvegliare forze oscure? Quindi in parole povere, fare bushcraft significa campare di sussistenza nei boschi. In Italia il bushcraft non esiste, nessuno campa di sussistenza nei boschi. Chi c'è? Il bushcraft esiste, sono due ex presidenti USA spalmati di maionese. Ma qui hanno chiuso tutto, è un virus pazzesco. Commenti incomprensibili, non hanno alcun senso. Te l'avevo detto che era una pessima idea. Adesso bisogna correre ai ripari. Prendi la bushbox presto. La bushbox? Ma io non l'ho mai usata sta cosa. Il punto forte del video era che lui voleva far capire alla gente che chi fa bushcraft non fa veramente bushcraft, perché secondo lui il bushcraft non esiste. Mauro, mi stanno a fare il culo a strisce su YouTube, è successo un casino, porca miseria! Fermati un attimo! Ciao ragazzi, oggi vedremo come fare un caffè in perfetto stile bushcraft con la bushbox. Ah, e comunque lui nei suoi video la parola bushcraft, ogni quarta parola è bushcraft. Non hanno rispetto né etica. È una trappola. A me non mi è sembrato molto simpatico. E ti sfidano apertamente. Pierre, come cavolo si monta sta bushbox? Non c'è nessuna bushbox. Era qui. Morirai. Moriremo tutti. Sta nascendo un'orda, una generazione di giovinetti che fanno paura. Dario Trifelli, coltelli artigianali. Guarda che lavori. È un mostro questo. Succedono cose strane che non si possono spiegare. È tutto nella tua testa. Come deve essere sto coltello? Grande maledizione. No, Dario, senti, io vorrei un coltello per il bushcraft. Mi dispiace, io non faccio roncole. Voglio uccidermi e distruggere il canale. A te la quarantena ti ha fatto il cervello. E sghignazzavano ste merde. Devi rimangiarti tutto, è l'unico modo per salvarti. Ciao ragazzi, ho un annuncio importante da fare. Volevo dirvi che in realtà il bushcraft